Fragoline, nuovo video. Come vedete alle mie spalle, vi voglio fare una recensione di come mi sto trovando con praticamente il climatizzatore barra ventilatore, perché fa tutte e due, pagato poco perché era in promozione e in più pagato poco scontato. E volevo farvi vedere come funzionava e le caratteristiche, perché se volete comprarlo, dato che si muore di caldo, e io l'ho preso apposta perché anche perché su in Massarda qua da me si schiatta, infatti sto già sudando e se accendo questo diciamo che mi aiuta. Per cui voglio farvi vedere le caratteristiche, tutto, come funziona, in poche parole, e così almeno se volete prenderlo anche voi sapete come funziona e se rinfresca veramente. Allora, intanto, scusate questa posizione un po' strana, ma almeno vedete sia la scatola che il condizionatore. Comunque, vi dico quanto l'ho pagato. Questo è lo scontrino. Allora, questo l'ho pagato 162,99 euro. Non so se vedete il prezzo. Comunque, questo è il prezzo. L'ho preso alla Media World. Se non sbaglio, costava 200 euro, se non mi sbaglio. Ed era praticamente io l'ho preso in promozione a questa cifra qua. Per cui il prezzo lo sapete. Allora, lo accendo, vi faccio vedere tutto, vi dico le funzionalità e tutte le caratteristiche, se volete sapere. Se per caso mi dimentico qualcosa, fatemelo sapere sotto nei commenti, che poi vi dirò. C'è dentro il libretto, per cui questo è il libretto, si chiama Enjoy Relax. Praticamente questo è il nome, Breze Tower. Ovviamente io non so come si pronuncia, comunque fa da ventilatore e da condizionatore. Questo è il libretto con le istruzioni, vi dice praticamente come funziona. C'è anche il telecomando, come inserire l'acqua e tutte le altre cose. Per cui questo qua è il libretto, vi dice tutto. Poi abbiamo la scatola, che questa è gigante, fatta così. Questa è la scatola e questo è un altro, che vi dice praticamente che cosa fa, la capacità e tutto il resto. Comunque la scatola, questa qua, c'ha il suo telecomando, che ovviamente dentro dovete mettere le pile. Questo è il telecomando. Allora, vi dico già che è raffrescante praticamente, poi ionizzante, portata massima 5,5, ha il timer programmabile, ha tre velocità, modalità sleep, è silenzioso, oscillante e ha la capacità tannica di 5 litri da mettere praticamente. Queste sono le caratteristiche. Vi faccio vedere. Allora, il telecomando. Allora, c'è lo stop dove voi lo stoppate. Start e la velocità per farlo andare. Poi questo è per farlo girare. C'ha il timer e altre, diciamo, altri pulsanti. Allora, per farvi capire, lo accendo. Adesso sta usando la ventola. Allora, questo è il segno della ventola. Vuol dire che c'è solo la ventola che va.
Se schiacciate questo qua blu, è il condizionatore, vi deve uscire praticamente questo simbolo, dove parte l'acqua, che adesso vi farò vedere dove si mette, e fa di condizionatore. Quando prende sull'acqua, diciamo che rinfresca, in poche parole. Poi, se schiacciamo swing, questo lo fa girare. C'è il simbolo, per cui voi quando schiacciate i pulsanti vi esce praticamente, e in poche parole questo lo fa girare a 90, praticamente oscilla a 90. Come vedete, adesso vi faccio vedere, lo blocco così almeno. Allora, ha le rotelle per cui si gira. Poi, se schiacciate mod, esce questo simbolo della palma, dove diventa più freddo. Infatti, prima si abbassa e poi, cioè, lo regola lui, in poche parole, per cui lo spegniamo. Poi c'è questo qua, se schiacciate due volte, il segno della luna, della stella, dove lo fa andare di notte. Poi questo verde, devo ancora capire che cos'è, perché da poche settimane che ormai sono quasi 3 settimane che lo sto usando, ma ancora devo capire il segno di che cos'è questo, per cui spegniamo. Il timer, che se voi schiacciate il timer ti dice a quanto lo vuoi mettere, arriva fino a 75. Se schiacciate un'altra volta start, lo fa più potente, per cui quando esce questo simbolo, in poche parole, l'aria inizia a essere più rinfrescante, in poche parole. Allora, dietro, vi faccio vedere dietro, che ha il filtro. Infatti, se voi staccate, ovviamente non va, si spegne. Però, dato che ha il filtro, che è questo qua, questo è praticamente evaporativo, si chiama raffrescatore evaporativo, in poche parole, grazie a questo filtro qua. Se voi lo attaccate come era prima, adesso parte da solo, praticamente è facile, basta inserirlo. Infatti parte da solo. Allora, diciamo che rinfresca bene, perché l'aria la fa. Vi faccio vedere l'acqua, sempre dietro. Sotto ha praticamente la vaschetta, dove ti indica massimo qua di livello e minimo sotto qua. Qua c'è l'acqua, per cui ti fa vedere quanta acqua c'è, in poche parole. Se noi giriamo, vi faccio vedere che dentro a questa scatolina qui, dove voi aprite, dentro potete mettere l'acqua fredda. Infatti, se vedete, qui ci sono i tubi dove c'è l'acqua fredda. Adesso l'acqua è un po' consumata, però quando finisce tutta l'acqua vi segna praticamente. E questo è quando lo prende l'acqua e inizia a rinfrescare di più, in poche parole. Come ho detto prima, fa da ventilatore e condizionatore, infatti vi segna praticamente tutte e due. Adesso dovrebbe essere più potente. Ah no, non è più potente, vuol dire che se voi schiacciate, allora la prima volta lo fa meno, la seconda volta lo fa medio, se schiacciato un'altra volta lo fa più potente, per cui inizia a prendere tanta acqua
e anche vede praticamente anche l'umidità. Ha anche praticamente i cubetti di ghiaccio che adesso ho nel freezer, quelli li potete mettere dentro, che sono questi due, adesso vi faccio vedere. E praticamente questi sono questi due che voi quando li mettete nel freezer e sono pronti, poi li mettete dentro nella vaschetta. Non so se riuscite a sentirmi. Comunque faccio stop, lo spengo perché non so poi se mi sentite. Ovviamente ci vuole almeno 10 minuti per riscaldare l'acqua, perché ci vuole l'acqua fredda, se no non riscalda niente. Calcolate che io ho la mansarda grande, per cui vi consiglio che se volete prenderlo, di prendere un... Vi consiglio che se volete prenderlo, dovete metterlo in una stanza un po' più piccola e non tipo in una mansarda che è grandissima, perché calcolate che se voi avete una stanza più piccola, questo funziona di più perché raffresca la stanza e se chiudete le finestre, la porta, diciamo che funziona molto di più. Per cui stavo dicendo che è meglio prenderlo se hai una stanza più piccola che la mansarda, perché la mansarda calcolate che sì, va bene, l'unica cosa è che dovete metterlo vicino, perché cioè ovviamente non vicino vicino nel corpo, però non raffresca tutta la stanza perché la stanza è troppo grande. Per cui calcolate che va di più su una stanza più piccola, in poche parole. Comunque qui c'è la funzione, ti dice praticamente la schema di funzione raffrescante. In poche parole manda aria calda con acqua ghiacciata, aria fresca e purificata, per cui purifica anche l'aria, anche con acqua fredda con ghiaccio. E poi ha il filtro antipolvere, praticamente questo. Queste sono, diciamo, le funzionalità, come si usa. Allora, è semplice a farlo, è semplice a usarlo. L'unica cosa che ancora non ho capito è quel tasto di on, dico praticamente a cosa serve. Ancora lo devo capire. Sull'istruzione, in poche parole, ci dovrebbe essere scritto, ma io non leggo mai le istruzioni. Quando compro una cosa faccio di testa mia, poi quando vedo che davvero non so come si usa, ovviamente uso il manuale. Però diciamo che la maggior parte faccio di testa mia. È carino perché anche il telecomando lo vuoi, diciamo, mettere un po' più distante, col telecomando riesci a usarlo. Rumore non ne fa tanto, per cui adesso vi faccio sentire per farvi capire. Per cui quando faccio dei video che sentite leggermente rumore, che poi non è che fa così tanto rumore, è perché sto usando il condizionatore. Vi ricordo anche che quando mettete l'acqua fredda, perché ci vuole acqua fredda con i ghiacci o con i cubetti di ghiaccio, dovete lasciarlo acceso per 10 minuti, così almeno si raffresca un po' l'acqua. Detto, mi sembra prima che contiene 5 litri d'acqua, per cui calcolate che dura 3 giorni, dipende quante volte lo usate, nel senso se lo usate tutto il giorno è normale che vi dura 2 giorni, se lo usate, che ne so, solo alla sera o tutta la notte, calcolate che in un giorno, forse massimo due, dipende, diciamo che lo tiene come fa di ventilatore e condizionatore. Io di più lo uso come condizionatore, così per rendere l'acqua e rinfresca di più la stanza. Invece con il ventilatore
non è che fa così tanto, per cui calcolate che io lo uso di più come condizionatore. Se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere sotto nei commenti, perché come il solito io mi dimentico sempre qualcosa. Non è potentissimo, perché giustamente costa 200 euro. Se prendete uno che costa 400 o anche 1000 euro, cioè, ovviamente è più potente. Questo qua è leggermente meno potente. Ve lo consiglio. Io da quasi 2-3 settimane che lo sto utilizzando. Anzi, c'è lo scontrino, vi dico anche quando l'ho comprato, perché così almeno vi dico quando. Allora, aspettate. Ah, ok, il 12 giugno. Voi questo video lo vedete a luglio, per cui calcolate che io l'ho comprato il 12 giugno. Adesso che sto registrando, andate a vedere, oggi è il 21 e da una settimana che lo sto utilizzando, per cui ho deciso di utilizzare i prodotti per una settimana e poi vi faccio la recensione. Io di solito faccio così, poi dipende dal prodotto. Comunque, questo è da una settimana che ce l'ho e lo sto usando. L'ho comprato il 12 giugno e oggi è il 21 giugno, per cui questo video voi lo vedete a luglio. Perché così almeno, se vi interessa, poi potete andarlo a comprare e, diciamo, con la mia recensione, se vi convince lo comprate, se non vi convince non lo comprate. Comunque io vi consiglio di comprarlo perché è ottimo, specialmente per le stanze più piccole, che se voi lo mettete nella stanza più piccola, secondo me è una bomba, perché rinfresca bene la stanza, chiudendo tutte le finestre, le porte, e secondo me è ottimo. Per cui questo è tutto, in poche parole. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che ci saranno altre nuove recensioni. Detto questo, se volete seguirmi anche su Instagram, vi aspetto anche lì. Un like a questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!